Bene amici di Smart Revolution, eccolo qui, iPhone 7. Abbiamo cercato disperatamente, ma quello semplicemente per una mia passione, avrei voluto provare più il 7 Plus, ma non c'è stato verso. Non so se avete letto online difficoltà estrema di reperibili Plus, di reperire i Plus anche negli Apple Store. Noi per fortuna siamo riusciti a trovare almeno la colorazione che volevamo, il nuovissimo nero opaco, grazie come sempre alla solerzia e alla rapidità di Media World, nel caso specifico di Santa Caterina di Bari. Procediamo con l'unboxing e vediamo cosa troviamo all'interno del nuovo iPhone 7, nella confezione del nuovo iPhone 7. La prima cosa che notiamo rispetto al passato è questa scelta da parte di Apple di mettere subito davanti, invece che il telefono, come è sempre successo in passato, la manualistica, questa diciamo questo cartoncino che contiene all'interno il classico pin per rimuovere la spilletta, per rimuovere la nano SIM, e poi altri manuali come sempre, e i classici adesivi della mela morsicata. Andiamo a vedere ovviamente il nostro dispositivo. Scusate, vediamo un po' la nuova colorazione, che come vedete è parecchio sensibile alle ditate, ma che è veramente molto 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 bella, è esattamente come me l'aspettavo. E vediamo nel frattempo il resto della dotazione. Abbiamo ovviamente le nuove cuffie, che come potete vedere hanno la solita forma, quindi sono le classiche earpods di Apple, ma con in più ovviamente la possibilità di avere questo adattatore che viene dato da Apple per trasformare le vostre cuffie classiche e adattarle al nuovo ingresso Lightning. Ovviamente all'interno queste qui sono già le nuove AirPods Lightning. E la cosa che però mi balza subito all'occhio è la confezione delle cuffie, che adesso è in cartone, non più in plastica rifinita e caruccia come era in passato. Un po' di spending review probabilmente anche da parte di Apple. Per il resto troviamo il classico carica batterie da parete di Apple. Ritengo che l'amperaggio non sia cambiato, che sia fondamentalmente sempre lo stesso. E abbiamo ovviamente le nostre classico cavo Lightning USB 2.0, USB tradizionale standard. Andiamo ad avviare rapidamente il nostro terminale per vedere un pochettino il nuovo tasto home. Non è cliccabile, vi garantisco che è una sensazione veramente molto strana. Configuriamolo un attimo e vediamo effettivamente come si comporta. A fra pochissimo. Eccolo ragazzi, lo abbiamo configurato, abbiamo ovviamente impostato tutto, ci è voluto un po' di tempo. Vi continuo a far vedere il colore, che è davvero molto molto bello. Come prime impressioni ovviamente non c'è un grosso cambiamento rispetto alla generazione precedente. L'unica differenza estetica è ovviamente nella fotocamera e nel nuovo colore, nella assenza ovviamente del jack per le cuffie e della presenza esclusiva dell'ingresso Lightning, come ormai sapete tutti. Ma la cosa veramente strana è questo tasto che va, vedete, ho attivato involontariamente Siri, ma mi sta capitando, e lui non ovviamente so se legge. Ho capito bene. Eh sì, giustamente. L'ho avviato involontariamente perché non sono ancora riuscito a capire bene, nonostante nella fase di installazione dell'iPhone, di attivazione dell'iPhone, scusatemi, ci sia una specie di impostazione guidata per decidere quella che sarà la forza da applicare. Non è ancora chiarissimo effettivamente l'interazione che dobbiamo avere con il nuovo sensore. È chiaro che lo sblocco è sempre rapidissimo, le impostazioni rimangono un attimo, inserisco il mio codice, rimangono sempre le stesse, però ovviamente poi ci sono alcune impostazioni che dobbiamo andare a impostare e modificare.
Ovviamente tutto questo ve lo potremo far vedere all'interno della recensione che arriverà nei prossimi giorni, dopo averlo testato adeguatamente. Come primo impatto, di primo acchitto, dicevamo, il colore è assolutamente quello che ci aspettavamo, bellissimo, probabilmente uno dei colori più belli, almeno per quanto mi riguarda, mai realizzati e mai scelti da parte di Apple su un iPhone. La valutazione poi di tutte le nuove implementazioni le faremo nella recensione. Come primissima impressione però vi dico che è strano cliccare e non ricevere un feedback, perché si riceve soltanto una vibrazione ma non avere la fine corsa che è classica del tasto fisico. Ci faremo sicuramente l'abitudine e vi diremo poi tutti i dettagli all'interno della recensione che faremo nei prossimi giorni. Restate in contatto perché ovviamente confronteremo l'iPhone 7 con quelli che sono i camera phone più importanti di questi primi 9 mesi del 2016, vale a dire sicuramente G5 ed S7 o S7 Edge, per fare dei confronti fotografici oltre che prestazionali che potranno essere sicuramente interessanti. Detto questo, vi invito a seguirci come sempre, a seguire le recensioni, a seguire il canale, e restate collegati perché ci sono delle novità interessanti in arrivo. Un saluto e alla prossima recensione. La Smart Revolution continua.